Buonasera, benvenuti alla nostra informazione. Apriamo il nostro telegiornale con le elezioni di Carrara e la vittoria del Movimento 5 Stelle. Nel corso dei nostri speciali domenica notte e oggi vi abbiamo mostrato le interviste, le immagini e i suoni a caldo della lunga notte nella capitale del Marmo. Adesso tutti i numeri di questa consultazione dall'esito davvero rivoluzionario, l'ascoltiamo nel servizio di Cinzia Chiappini. La vittoria di ieri del Movimento 5 Stelle alle amministrative di Carrara ha interrotto 72 anni di monopolio della sinistra, che dal dopoguerra ha sempre tenuto in mano le redini della capitale del Marmo. Francesco De Pasquale, dunque, è il primo sindaco che non fa capo a Partito Repubblicano, Partito Socialista o Partito Comunista, o alle forze politiche figlie di quella tradizione, che a Carrara è sempre stata maggioritaria. De Pasquale, dunque, è riuscito laddove tutti, soprattutto nel centrodestra, avevano fallito e ha fatto meglio perfino di Giulio Andreani, tributarista di fama nazionale, che nel 2002 sfiorò il colpaccio arrivando al ballottaggio con Giulio Conti dei Democratici di Sinistra, che ebbe però la meglio. Un'impresa riuscita ieri all'insegnante Grillino, con un passato da ambientalista, che al secondo turno, con un'affluenza del 49,95%, si è aggiudicato 17.079 voti a fronte degli 8.969 conquistati dal suo avversario Andrea Zanetti, che è uscito vittorioso in una sola sezione su 71, quella di Bergiola. Il sindaco Grillino passa dunque con il 65,57% dei voti a fronte del 34,43% raccolto dal suo sfidante, e si aggiudica una maggioranza nutrita e soprattutto monocolore, composta da 15 consiglieri pentastellati, di cui ben 7 donne. Tra le curiosità da segnalare le tre coppie scoppiate del Movimento 5 Stelle, Daria Raffo e Giacomo Santini, Tiziana Guerra e Ivan Lanzoni, Anna Maria Piombino e Stefano Dell'Amico, compagni non solo di battaglie politiche ma anche di vita, erano tutti candidati al Consiglio Comunale. Raffo, Guerra e Dell'Amico sono stati eletti, i loro partner no. E mentre loro giurano di aver festeggiato senza alcun rancore, è possibile che qualche speranza di accedere all'assise si apra per Marco Barilli, primo degli esclusi. E questo perché, per Michele Palma, fondatore del Meetup Carrara ed ex sfidante di De Pasquale per la corsa a sindaco, attualmente eletto consigliere, si parla di un posto in giunta o alla presidenza del Consiglio Comunale, cosa che libererebbe un seggio in assise. Gli assessori, certi del posto, con tanto di dele che già assegnate, sono 5, ovvero Matteo Martinelli al bilancio, Federica Forti alla cultura, Anna Galleni al sociale, Alessandro Trivelli al marmo e Andrea Raggi ai lavori pubblici. De Pasquale, all'indomani della vittoria, ha lasciato intendere che per completare la sua giunta manca solo un nome, quello del titolare dell'urbanistica, per cui la caccia è ancora aperta. L'amministrazione grillina dovrà vedersela con un'opposizione composta da veri e propri big della politica locale. Maurizio Lorenzoni, ex candidato sindaco, terrà alta la bandiera del centrodestra, mentre il centrosinistra sarà rappresentato da Gian Enrico Spediaci di Rinascita, da Andrea Vannucci e Dante Benedini di MDP, da Giuseppina Andreazzoli del Partito Socialista e da Andrea Zanetti, Luca Barattini, Roberta Crudeli, Cristiano Bottici del PD, anche se qualcuno già dubita che il candidato sindaco di Via Groppini, sconfitto al ballottaggio, trascorrerà davvero i prossimi 5 anni tra i banchi della minoranza.